E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kids e oggi andremo a giocare finalmente ad Animal Crossing da Switch. Ve l'avevo promesso che avrei sicuramente portato Animal Crossing, non l'ho ancora portato su Twitch, quindi se vi va seguitemi. Su Twitch Kids trattino basso ogni trattino basso siamo ogni sera in live. Questa sera nel particolare giocheremo a Overwatch o Valorant, ma di solito giochiamo anche ad altre tipologie di gioco come per esempio la serie di Doki Doki. Stiamo finendo la serie di The Coffin of Andy and Lily, insomma, diversi giochi, quindi io vi consiglio di passare anche su Twitch. Arriveranno dei nuovi contenuti anche qui su YouTube e anche su TikTok faremo delle live pomeriggio o la mattina. Per ora non mi sono ancora riuscito a organizzare, quindi poi vi farò sapere su Instagram. Quindi tutti i miei social sono importanti per tenervi in contatto con me a 360 gradi. Vi ricordo anche che c'è anche il mio gruppo Discord, qualora volete entrare e chiacchierare con gli altri o semplicemente giocare tutti assieme. Allora, salve a tutti. Sì, io l'ho chiamato Foxylandia, l'avevo fatto, diciamo, da sola questo mondo. Non so se questo conta come un vero e proprio comunicato, ma mi sembra doveroso menzionarlo. Ultimamente si sono compiuti gli avvistamenti di un personaggio sospetto sulla zona. Questa cosa mi è molto utile, poiché praticamente mi ha appena detto che è arrivato Volpolo sulla mia isola. Poi vi spiegherò qualche tutorial se vi fa piacere di Animal Crossing. In ogni caso vi spiego, Volpolo ci servirà soprattutto perché grazie a lui potremmo scegliere le opere d'arti. E in questo caso potremmo anche eventualmente avere, come si dice, che cazzo è successo? Perché si sta sminchiando tutto? Ok, niente. Tutto a posto, ogni tanto succedono cose. Diciamo che non ho preso nel gatto, quindi potrebbe succedere qualcosa di strano. In teoria dovrebbe essere tutto abbastanza fluido, quindi vabbè. Ok. Allora, devo andare. Non so se si sentirà l'audio di gioco, non credo. Poi devo capire bene come inserirlo perché, boh, non lo so. E sto ancora sperimentando, essendo la prima volta che utilizzo, come si dice, tipo il gato, schede di acquisizione, sto utilizzando OBS come quanti, però sto cercando un po' di capire come funziona. Oh, finalmente ecco Volpolo. Oh, che piacere di vederti, sai, è bello trovarsi. Ok, sì, ok, quadro accademico sarà tuo per ok. Se permettimi, sì. Speriamo che non è fake. In teoria non posso ancora entrare nella sua barca. Però in teoria ho il quadro, quindi dovrei
dovrei andarla a far vedere dal gufo lì al museo. Sperando che non sia fake, perché se sia fake in questo caso non ho combinato niente, sono rimasta ancora bloccata, ho speso dei soldi senza niente. Quindi non lo so. Ok. Vediamo. E niente, voi da quanto tempo giocate ad Animal Crossing? Fatemelo sapere. Nel frattempo Blatter sta dormendo, come al solito, vabbè che è un gufo poverino. A quest'ora non dovrebbe nemmeno star sveglio. Ho un'opera d'arte. Ok, così almeno mi sblocco questa opzione nuova. Ah, ok. È buono quindi, non mi ha fregato. Ok. Certamente. Con immenso piacere posso dire di essere ora nelle condizioni di ampliare il museo. Ok. Ok, quindi da domani il museo dovrebbe aprirsi, infatti io qua dovrei avere la zona nuova con le opere d'arte, mentre qui poi andando nell'isola con quello della nave Romeo, non mi ricordo come si chiama, dovrei riuscire a trovare il piccione che fa i caffè praticamente, sbloccare pure quell'altra zona. Quindi in teoria io in realtà, raga, vi volevo far vedere l'isola oggi. Però essendo che c'era Volpe, ho preferito fare prima questa cosa. Allora, io vi voglio far vedere un attimo la mia isola. Perché in realtà la sto sistemando. Ho sistemato solo la prima parte e ho voluto fare i laghi, cioè i fiumi, scusatemi. Volevo fare anche dei laghi. Però comunque in ogni caso sto facendo dei fiumi abbastanza lineari e squadrati. Perché? Perché preferirei avere tutto molto ordinato nella mia isola. Infatti per ora solo il centro, diciamo, è stato sistemato, diciamo così. Quindi io ora vi faccio vedere la parte sistemata. E vi metto qui in sovraimpressione come vorrei fare la mia isola. Anche se al posto dei fiori io preferirei fare la parte degli abitanti e i fiori metterli in alto dalla parte dove ci dovrebbe stare in teoria il bosco. Ho già cominciato a collezionare dei frutti per fare diversi alberi da frutto. Mi sono spostata anche la casa sul mare per evitare come si dice, per evitare di andare troppo, cioè in punti dove io dovevo togliere delle cose. Ora però qui ci devo fare la scala, sarà una scala naturale, quindi quella proprio base, basica, che insieme a questo verde ci potrebbe stare bene, potrei mettere delle statue dietro. Ora mi piace abbastanza come è venuta questa zona di rialzo con il museo. Poi abbiamo tutta questa zona dove le persone si allenano, c'è la piazza principale. Tutto è collegato dal verde, anche perché prima o poi in primavera dovrebbero sbocciare e quindi risulterebbero tutti colorati, questi qui. Qui c'è una cosa di siepi che si vede all'aeroporto, è tutto molto ordinato, a me sinceramente piace come era venuta qua e volevo riproporlo. Qui al centro avevo pensato di fare degli alberi sempre con delle siepi come ho fatto qui, solo che è un po' più sistemato e ordinato, magari con qualche staccionata qualcosa. Ne volevo mettere tre vicino all'entrata, cioè tipo qui. Oppure qui un altro e un altro qui.
Poi qui ci sono i negozi. In questa zona l'ho lasciata aperta perché questa è tutta la parte della zona del mare che poi andrò a sistemare. In questa zona ci sono dei fiori, ci sono i cosi di Super Mario. Poi ho cominciato a mettere una cosa delle terme, ma poi lo sposterò più avanti. Deciderò dove metterla. Questa è una palma colorata. E niente, questa è una casa che dovrò spostare. E in questa zona ci avevo fatto una piccola zona di coltivazione, sempre a tema giappo. E infatti qui stanno nascendo i vari bambù, anche perché vorrei metterli tutti qui attorno e creare una situazione, diciamo, giapponese. O comunque volevo sfruttare la cosa. Invece della parte di sopra tutta da sistemare. Non ho molti rilievi, quindi dovrei fare qualche rilievo qui. Dovrei eliminare tutti questi fiori inutili che mi occupano solo spazio e poi magari fare per l'appunto i fiori quelli di blu, quelli rari, le rose blu e le rose oro. Vorrei trovare qualche tutorial perché non so come si fa. Quindi magari eventualmente se nemmeno voi sapete come si fanno, potrei farvi appunto qualche tutorial. Io qua non credo che posso entrare. No. Se riparlo con Volpo, vediamo se mi dice qualche cosa. No. No, allora lui è per ora off limits perché abbiamo già fatto la cosa del teatro, cioè del museo. Queste sono cose che devo togliere. Qui c'è tutto uno stecciato che. Cioè, tutto questo qui lo devo rimuovere e mettere quello nuovo che avevo scelto. E niente, credo che vi ho fatto vedere tutto. Ah, devo trovare una zona carina anche per le persone che vengono a visitare. E in realtà, se prendo anche l'espansione Happy Home Paradise, se vi fa piacere rivederlo. Praticamente posso anche modificare, arrivato a un certo punto, le case degli abitanti, perché voi vedete che le case degli abitanti sono una diversa dall'altra. Però in teoria con Happy Home Paradise, una volta che fai tutti i lavori, e ho scoperto che la moneta di lì si può cambiare anche con le stelline, quindi di conseguenza sarebbe una fonte di profitto. Ma non solo, perché magari tu ti diverti anche a creare e realizzare. E niente, fatemi sapere voi se vi piace appunto Animal Crossing, se volete che io vi porti altri video. Dalla prossima volta, se vedo che non ci sarà audio, vedrò come sistemarlo. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!